La stagione 2022 di Enduro si è conclusa con l'avvenimento più atteso dell'anno, il Trofeo delle Regioni, che ha raggiunto quest'anno la 16ª edizione. Un anniversario festeggiato in terra umbra, nella splendida Umbertide, in provincia di Perugia. Il sabato è stato come sempre dedicato all'immancabile sfilata. Il coloratissimo corteo è partito dal Palasport Morandi e si è diretto una regione alla volta verso il Parco Ranieri. La Lombardia, durante la cerimonia, ha rimesso in palio il trofeo che si era aggiudicata nel 2021. Jacopo Traini, Valentino Corsi e Luca Piersigilli hanno trascinato le Marche a successo. Ospite d'eccezione Danilo Petrucci, che si è misurato in speciale con gli avversari, vestendo i colori dell'Umbria. Ma veniamo alla sintesi delle classi. In prima posizione nella classe 125 Nicolò Paolucci in sella KTM per il team Abruzzo, mentre la seconda posizione a soli 4 secondi e 8 per Filippo Grimani in sella alla Beta del team Umbria. Terza posizione per il piemontese con il numero 34 Kevin Cristino. Nella classe 252 tempi la vittoria di Jordi Gardiol, che è stato anche il migliore nell'assoluta per la regione Piemonte. Seconda posizione per Fabio Pampaloni in sella Beta per il team Toscana e terza posizione per l'abruzzese Lorenzo Giuliani, che vediamo in sella alla Beta con il numero 65. Nella classe 300 vittoria per il lombardo Alberto Capoferri su Gas Gas 302 tempi. Seconda posizione per il piemontese Michele Musso, che vediamo in azione con la Sherco numero 104, e la terza posizione per Lorenzo Bernini con la maglia del team Toscana in sella a Beta. Nella classe 125 cadetti la vittoria di Pietro Scardina con la maglia della Toscana in sella Fantic 125, mentre in seconda posizione le Marche con Valentino Corsi in sella alla Fantic 125. Terza posizione per il piemontese in sella ATM Gabriele Doglio. Vittoria nella classe 250 a 4 tempi per l'Emilia Romagna con Mattia Capuzzo in sella KTM. Seconda posizione per l'ATM di Jacopo Traini con la maglia delle Marche e la terza posizione per il ligure Igor Brunengo, che vediamo in azione in sella Gas Gas. Vittoria nella gara di casa per Tommaso Montanari, infatti è l'Umbria a vincere la classe 450, in seconda posizione l'Emilia Romagna con Andrea Castellana e anche in terza posizione con Mattia Traversi, che vedremo in azione con il numero 107, anche lui facente parte dell'Emilia Romagna.
Nella classe femminile la vittoria di Sara Traini, che vediamo con i colori delle Marche, mentre in seconda posizione la Liguria con Aurora Pittaluga in azione con il numero 218. Terza posizione per la piemontese Elisa Givonetti, che insieme ad Anna Sappino ha poi conquistato il trofeo Lady. Si passa alla classe veteran con la vittoria dell'Umbria con Andrea Prataiola in sella Beta 300. Seconda posizione con il numero 166 Simone Girolami per il Lazio in sella KTM 125. E terza posizione per il Veneto insieme a Roberto Zardo in sella KTM 250 quattro tempi. Nella classe 50 ancora le Marche con Luca Piersigilli, che è riuscito a vincere questa classe, alle sue spalle il piemontese Gabriele Giordano in azione con il numero 224 in sella Beta. Un'altra Beta per il terzo posto, quella di Manuel Savi, anche lui per la regione Marche. Per quanto riguarda i motoclub, a primeggiare è stato il motoclub Gaerne con Alberto Baratto, Eric Rebellato e Roberto Zardo, mentre in seconda posizione è arrivato il motoclub Crostolo ed in terza posizione il motoclub Civezzano. Per quanto riguarda il trofeo Lady, la vittoria del Piemonte con Elisa Givonetti ed Anna Sappino. In seconda posizione la Liguria con Aurora Pittaluga e Giulia Melighetti ed in terza posizione il Lazio con Alessia Ida e Claudia Pellegrini. Tra gli under 23 l'Emilia Romagna con Mirko Ciani, Mattia Capuzzo e Gianluca Riccoboni a vincere davanti all'Abruzzo in seconda posizione e sul terzo gradino del podio il Piemonte. Jacopo Traini, Valentino Corsi e Luca Piersigilli hanno trascinato nuovamente le Marche al successo vincendo il trofeo delle regioni, come accaduto nell'Under 23 nel 2021. In seconda posizione l'Umbria con Andrea Prataiola, Cristian Capocci e Tommaso Montanari e dal terzo posto il Piemonte con Kevin Cristino, Jordi Gardiol e Michele Musso. Ebbene sì, è finito questo trofeo delle regioni 2022, una manifestazione organizzata benissimo dal motoclub Fratta Offroad, un numero di partecipanti molto elevato direi, tante regioni, tanti motoclub, delle squadre femminili, quindi direi un successo grande per la federazione e un successo grande per il motoclub. Vorrei ringraziare come sempre l'organizzatore che comunque ci ha permesso di fare una gara bellissima con molto impegno in una zona molto bella, ringraziare tutte le regioni partecipanti e anche i piloti anche singoli. Siamo a fine stagione, quindi è la gara che chiude tutto l'anno, un anno direi molto positivo per il campionato italiano, per le gare e per la federazione stessa. Due parole le spendo anche per la regione Marche, sono molto contento per i ragazzi che lo scorso anno hanno vinto il trofeo Under 23 e quest'anno praticamente hanno vinto anche la gara dei grandi, quindi la stessa formazione, congratulazioni a loro, sono molto giovani e spero che comunque crescano, che siano il futuro di questo sport. Ora manca solo l'ultimo tassello di questa stagione tricolore, l'incoronazione dei campioni italiani ad EICMA nel pomeriggio di venerdì 11 novembre, un momento prestigioso per tutti i protagonisti dell'enduro italiano. Offroad Pro Racing, niente come esserci.